prima di Sì. Papà prima di non fanno cosa. Mamma, falla la mia. Buongiorno, che c'è? Che puoi fare? Non è la foto, è il video. E fammela. Che cosa? E fammela. La foto. Andate, andate a scuola. No. Bye bye. Non mi lasciare. No, io sto qua, ti preoccupa. Cioè. Jacopo, zainetta, mamma. Dove vai a scuola senza zainetto? Oh. Arrivederci. Ciao, mamma. Ciao. Sì, ne che già fa, mamma. Io oggi ti compri le caramelle. Oggi ti compri le caramelle, vai. Cristiano, vieni qua. Vieni qua. Mangiare qua, pigliala. Ciao, ciao. Ciao, Vinci. Ciao cuoricino. Casino qui è uno e due, andiamo, sì, sono bollenti. Oggi mamma, tutto oggi. Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo vlog. In un nuovo giorno. Mi metto così che almeno mi vedete un pochino meglio. Salà, stiamo facendo il latte. Stamattina mi sono svegliata prima alle 6:30. Poi alla fine mi sono messa proprio col telefono perché non volevo addormentarmi. Poi dopo una mezz'oretta ho detto vabbè, mo se facciamo posto, mi riaddormento. Mi sono svegliata adesso alle neanche le 9, insomma. E mo stiamo facendo colazione. Più tardi Giuseppe è sceso. Più tardi devo scendere un attimo pure con Giuseppe, perché dobbiamo andare a un negozio dove vendono tutti questi nastri che, insomma, che mi servono. Voglio andare. E noi siamo a casa. No, vieni pure tu. Devo andare. Devo andare lì per dare un'occhiata. Poi magari vi porto con me. E niente, quindi ora ragazzi, colazione. Stamattina mi sento tutta incriccata. Tutta qua. Tutto qua. Comunque, tanto non mi ricordo che mi sono sognata. Ieri mi ricordo che sono sognata che eravamo andati in America, in Ohio. In Ohio. Ma non mi ricordo per cosa. Comunque. Ah, aspetta, che c'era? Mi ricordo che c'era sta. Ah, stanotte. Io ormai ho il terrore del Palazzo Alto. Mi sono segnata che dovevamo trasferirci un'altra volta dove abitavamo prima, a suo piano alto. Vincenzo si era seduto sulla ringhiera. Cioè, ho il terrore, ragazzi. Sogno sempre questi palazzi alti dove proprio nel sogno io ho la paura. Mi viene proprio l'ansia, la paura. Vecchio, va, moretti, sempre bassa. Prima che mi dimentico che poi lo vado a posare e non ve lo faccio vedere, guardate zia cosa mi ha regalato. È un'acqua profumata della All You Need Love, ma è All You Need is, All You Need is Love, e ma è veramente pazzesco il profumo, è qualcosa di proprio sensazionale, è super fantastico. Lei me l'ha preso perché Ida aveva, lei, Ida, zia, insomma, avevano un profumo che me lo fecero provare ed era fantastico, e zia profuma, cioè odorando questo qua ha sentito che era la stessa profumazione e quindi me l'ha presa e sono super contentissima, zia Alfi. Come no? Sì, ti mando un bacino,
Io sono pronta, mi sono lavata, mi sono truccata, stamattina mi sono messa anche il fondo tinta alla base sotto, quello là della Wycon che pagai proprio tantissimo, mi sa una ventina d'euro. E oggi il tempo, ragazzi, stamattina c'era un po' di sole, adesso è una schifezza un'altra volta, però alla fine il tempo oggi, domani, anche un pochino lunedì, porto così. Mo mi faccio un bel caffè e poi dopo me ne vado di là a fare i letti. Vi ripeto, questa mattinata per il momento l'ho passata facendomi appunto doccia, lo shampoo non l'ho fatto ieri. E, insomma, mi sono truccata un pochino, ho passato la piastra, fammi chiudere un po' se non sbatte tutto. Quindi stamattina mi sono dedicata un po' a me. Ora sono le 10:15. Faccio il caffè e poi vado a pulire. Madonna mia, che pizza! E devo assolutamente lavare a terra. C'ho la cucina che è uno schifo. C'è il pavimento contro luce, ma ve lo faccio vedere, vediamo se si vede. Allora, no ragazzi, non si vede, si vede solamente, diciamo, le martellature del pavimento, però non si vede come sporco. Vabbè, queste qua magari sono macchie che si vedono perché appunto, vedi, sono nere, però se lo vedi contro luce è proprio tutto macchiato, vedi un po' laggiù, vedi qua si vede un pochino meglio, vedi? È tutto macchiato. Quindi stamattina assolutamente, stamattina insomma dopo pranzo, fatto sta che oggi devo fare una bella lavata a terra per tutta casa. Oh, è che è stamattina, oh brava. Tanto Giuseppe ancora non è venuto, sono le 10:15. Che vuoi fare? Mi voglio preparare pure il pranzo per domani, faccio una bella lasagnetta e per secondo lo so, vogliamo un po', vogliamo un po'. Oggi i bambini vanno all'ACR, al catechismo, vediamo se riesco a scendere, scendo, altrimenti li faccio accompagnare da Giuseppe, che comunque mi devo mettere a lavorare. Mi devo mettere a lavorare pure al computer, altrimenti qua non faccio niente. Vabbè, ora mi bevo un pochino d'acqua, un po' di caffè, la mia pausina e poi dopo me ne vado di là. Tanto ormai lo sapete dopo il caffè che faccio. Su cuore mi fai sempre tu rimello con mangia fam. Allora, a parte che ho quasi terminato, però ragazzi ho fatto questa pasta, ma veramente super velocissima, mi è venuta molto buona, vero? Ragazzi, per dirlo, Christian prima ha detto è succulenta. Che è, Pio? Oh! Naggio, boccellino, non si fa! Lo sai con me, eh? Succulenta perché c'è il sugo. Però è brutta, è sapore, comunque è saporita, eh. Ho forse già misto. Sì, sì. Se sente, loro sono mangiato. Allora, praticamente ho fatto olio, un po' di peperoncino in polvere, un po' di aglio, un po' di cipolla, ho fatto soffriggere. Poi da parte ho messo il pentolino con all'interno un po' di brodo granulare e quando friggeva appunto tutte queste spezzette ho buttato un pochino d'acqua e poi ci ho messo gli spaghetti tutto all'interno di questa padella dove ho soffritto l'olio, ho messo gli spaghetti e poi man mano ho diluito con l'acqua. All'ultimo ho messo capperi, quando erano quasi pronti ho messo capperi e un po' di origano e basta. E questa qua infatti è la, beh, non si vede, comunque c'è la cremina, vedi che si è fatta spesso con l'acqua di cottura della pasta. È venuta veramente molto molto buono. Ho fatto un pranzo velocissimo perché poi siamo scesi e non ho avuto tempo di, insomma, di stare vicino qua ai fornelli. E è venuta proprio buona, devo dire la verità. No. Ci volevo pochi i prezzi. Infatti ho messo i capperi e l'origano perché non avendo il prezzemolo ho messo questo qua per insaporire. Pronta qua. Mi metto nuovamente al PC, cioè nuovamente da stamattina non mi ci sono messa proprio e devo cercare di fare delle cosine e poi dovrei lavorare anche al video che avete visto domenica. E quindi mo, ragazzi, mi sono messa un po' vicino al computer. Dopo si devono portare i bambini all'ACR e al catechismo, però sinceramente io non scendo, faccio
faccio andare Giuseppe. Io sto qua a casa. Mamma mia, c'è un casino qua dentro. Guarda, qua sopra è tutto pieno. Ma non voglio comprare. Che ti sei comprato? Ma io volevo questo. No, questi qua costano di più a mamma. 2,89 euro. Mamma, invece questa. Questo qua forse costa di meno. Leva la manina. E non ce la dobbiamo dire alla signora. Jacopo, fammi mettere qua, sennò perdiamo la fila, vieni. Mamma, questo è di papà, questa è mia. Allora questa è di Cristian, uno. Perché qua ce ne escono due. Ok, questo è di Cristian. E di papà. Questo è tuo, questo è tuo papà e questo è mio. Tuo. L'ho mangiato tutto io. Mm. Tornati a casa, ho preso due belle confezioni di besciamella. Sì, ragazzi, io no, senza che dite besciamella che schifo, a me mi piace. E poi mi scoccio a farle a casa. Poi ho preso due confezioni di ricotta, che andrò a preparare la lasagna per domani, che poi vedrete sul video di DBG, un'ottima idea per Pasqua. E quindi l'ho fatta proprio a tema Pasqua per condividere con voi il video. Carciofi qui congelati che ora ho messo l'acqua a bollire, così dopo ce li butto dentro. Bacon, questa insomma qui c'è la provola. Poi ho preso panna montata e ragazzi crema di pistacchio. Sono tutte ricette che vedrete sul DBG, quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi pure sul DBG. Poi carne macinata, salsiccia questa qua, petto di pollo questo qua e basta. Queste sono le cosine, mi sa che ho preso niente più. Sì, perché ho preso, ecco qua, vuoto. Ho preso solamente le cosine che mi servivano. E poi dai cinesi, vabbè, ho preso un po' di cosucce che mi servivano. E quindi ragazzi, questo è quanto. E invece Giuseppe è andato nuovamente a fare l'orecchino a Cristian, perché Cristian ultimamente mi ripeteva sempre che voleva nuovamente farsi il suo benedetto orecchino. E quindi Giuseppe stavolta l'ha preso un po' così, senza dirglielo, insomma, gli fa una sorpresa. E niente, quindi ha portato Cristian a fare nuovamente l'orecchino all'orecchio qua. Finalmente la pizza! Finalmente la pizza! Allora, guarda pizza stasera. Allora, dai. Ma è venuta, mi sa lavorare. Pesce e broccoli. Che buona, forbice. Arrosta. Eccola qua, prego. È bene, è buono. Ah, oh, che buono. Stasera abbiamo cambiato pizzeria, vediamo un po' com'è. Almeno sta più vicino a noi. È una pizzeria troppo fredda. Eccolo qua. Giuseppe, Oviglia. Si è cancellato Oviglia. Bravo. È colorato, bravo. Vedi qui si taglia e fai così. No, è questa pubblicità. È così. Bravo, questi sono tutti i disegni che hai colorato tu, no? Ah, ok. Che stanchezza, ragazzi. Mezzanotte e 34, finalmente sono a letto. Però c'è da dire che mi sono preparata la cena per, cioè la cena, il pranzo per domani, là per terra. Guardate quanti panni, mi sono piegata tutti quei panni e quindi ora ho la schiena dietro, proprio mi brucia. Aspetta, fammi togliere questa pinzetta. Ah, marona ragazzi, che bellezza. Figuratevi che volevo farmi un po' la maschera, quella là all'argilla della L'Oreal, mentre piegavo i panni ho detto se mi metto la maschera, ma poi alla fine ho detto ma chi me lo fa fare, mi sono lavata la faccia normale, mi sono messa la crema e basta, mi sono messa pure la crema sulle mani, ma me ne metto un altro po' e niente ragazzi, ho veramente la schiena che va a fuoco. Comunque ci vediamo domani con un nuovo vlog, io vi mando un bacio forte forte forte, vi voglio tanto tanto bene e grazie per essere stati qui anche oggi con me. Ciao.